benvenuti stare con lui. E benvenuti Jesse. Al nuovo episodio no. di dopo tutti quegli anni di The Last of Us. Jesse è un grande. E adoroso. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Benvenuti al nuovo episodio e di The Last of Us. Non abbiamo mai parlato. Non lo so, forse mi sentivo. Anche Cat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Benvenuti a un nuovo episodio di The Last of Us. Finalmente potevo parlare, mamma ma. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, scema. Andiamo a vedere di che si tratta. Bello il panorama. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Con chi facevi questa strada? Jesse. Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Già. Una mano? Ah, no, è fatto già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Giustamente. Qua fammi dire sempre se c'è qualcosa, insomma, mai sapere che qui la porta. Ah, ecco. Oh, un bongo. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio, me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. E vai. Ok. Saluto. Tutto sto bordello. Mamma mia. Fatto.
Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Wow. Bello. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Bello. Carino. Torniamo ai cavalli. Andiamoci. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Escine. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. È figurato. Andiamoci. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, oh, mamma mia. Di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Sa di chi parla? Probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. E sai come finirai tu? No, indovino, mi ucciderai tu? No, forse. Fanculo. Dai, dai. Andiamo in questa lunga galoppata. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Arriva a controllare, non si può mai sapere. Andiamo a controllare. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh? Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Vai per due. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Beh, okay. Colpo per la pistola, ci sta sempre. Magari ti suono qualcosa. Ok. Bene. Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4 direi. Gesù. Andiamo. Joel ha visto l'ultimo al cinema. Assurdo, vero? Già. Buona. Secondo te qualcuno gira ancora dei film? Per forza. Pezzi. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Troppo impegnati a sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so.
coraggio. Voglio ascoltarne una stasera. Ci penso su. Adoro i camper. Sono come case portatili. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Jackie si è sentita di andare in Canada. Ha sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce la vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. No, andiamo col cavallo. Non ci sono più case da... da esplorare. Andiamo. Ho preso quello che ci serviva. Un po' di pillole per aumentare l'abilità. Comincia a fare freddo. E anche qualche pezzo di recupero per migliorare le armi. Oh, sangue fresco. Calma. Ah, un alce. Mamma mia. Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Sento all'interno. Come cazzo sono entrati? Soprattutto, come entriamo noi? Ah, ci sono diversi. Hai. Che vuoi fare? Dividi e conquista. Uno alla volta. Mi sembra un buon piano. Bene. Ci dividiamo. Altro sangue. Ellie, ascolta. Arrivo. Là dentro, sì. Calma. Sempre approccio stealth, fondamentale. Sempre approccio stealth, mi raccomando. Bravissimo. Senza sprecare colpi inutilmente. Vai l'approccio stealth e lo uccidi. Tranquillo. Uno in meno. Dividi e conquista, giusto? Proviamo a girare dietro al supermarket. Buona idea. Vediamo se c'è qualche altra cosa in giro, non si può mai sapere. Sempre in esplorazione. Il gioco si deve esplorare molto, non c'è niente da fare. Qua direi cosa esce all'esterno. Ah no, non si apre. Va bene, quindi scelta obbligata di qua. Ok. Calma. Oh cazzo. Pardon. Bravo. Anzi, brava in questo caso. Brava. Bel lancio comunque. Grazie. Ha fatto troppo burdello, signorinella. Hai fatto troppo casino. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga a un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a
Una decina. Tu? Buono. Io 20, una volta. Erano in gruppo. Cazzo. C'è oggi potresti migliorare il tuo record. Bene, altri pezzi di recupero. Per migliorare le armi, diciamo. Ma le armi? Come si migliorano? Vabbè, poi lo scoprirò in secondo momento. Dai, andiamo su. Ricarico l'arma, non si può mai sapere. Vediamo qua, non c'è niente. Ok. Pezzo di recupero. Benissimo. Ah, è in un banco di lavoro. Sì, posso migliorare. Sì. Altro sangue. Salute. Ah, qua sopra si sale. Dina, di qua. Altra rana. Facciamo piano. Vediamo come va. Ne sono due. Però io punto a questa. Già ho visto questa di testa. Fuori. Ah, ok, io uccido una e le uccido l'altra. Perfetto, buono. L'approccio a stealth è sempre il migliore. Non c'è niente da fare. Risparmiamo colpi e siamo efficaci al massimo. Bene. Abbiamo sentito altro rumore comunque. Ah, dobbiamo entrare qui. Ah, lo vedi che c'era uno all'entrata? Anche le bottiglie. Però l'approccio stealth è fondamentale. C'è un altro dentro, attenzione. Ce ne sono due dentro. Occhio, eh. Ah, pure il mattone. Ah, quello è per distrarli, diciamo. Ok. Bravo, eccolo qua. E uno. E uno è uscito fuori, eh. Andiamo a prendere. Non si gira. Benissimo, arrivederci anche a te. Ciao. Come al solito, ottimo stealth, ragazzi. Non c'è più nessuno, possiamo anche correre. Sono finiti. Sì, a quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Andiamo, fammi vedere se questo c'aveva qualcosa, ma non credo proprio. Ellie, aiutami, voglio dare un'occhiata. Va bene. Ok, vai. Saliamo, forza. Eh,
Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Buono. Grazie. Guarda, visto? Ok. Bene. Cerchiamo di arrivare lassù. Come ci arriviamo? Scendiamo da qui? Ah, giusto, qui si passa per sotto. Qui sotto. Non è proprio l'ideale, è tutto un camion, però. Un pezzo di... Bravo. Mamma mia, così all'improvviso. Tutto bene? Sì. Solo una botta. Ci ha fatto un attimo zombare. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Mi ci vorrebbe un medikit. Che attualmente non ho. Ok, andiamo, dai. Qui neanche c'è niente. Non sono messo tanto bene però con i medkit. Non c'ho niente. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio, non volevo farle del male, non volevo prendere altro dal suo negozio, a parte le medicine. Suo marito mi è saltato addosso, che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi, gli serviva l'insulina, non se ne trova più in giro. Che alternativa avevo? Spero che sopravviva, mi dispiace tanto. Vabbè. Un poco di roba c'è. Per migliorare le abilità e le cose. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Secondo me dall'interno. Vediamo, da qui si entra, eh? Bene, 7 pezzi di recupero, non male, eh? Ah, pensavo che qui ci fosse qualcosa. Vediamo un po'. Nel camion, forse? Ah, ecco qua! No! Cazzo! Posso farcela? Ehi, non fare la sboccata. Ottimo. Da questa parte. Grandelli. Sono dentro. Ehi, una bottiglia di alcol. Buono, per le medicinali. Benissimo. Tieni. Sì. Datti una pulita. Una sbloccata al kit medico. Bene. Ho usato il kit medico, possiamo qui andare avanti. Qui ci sono avanti. Spore. La maschera. Ecco. Dito le sfore marron. Ma come già. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì.
Siamo sempre nel supermercato? Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Bene. Un po' di materiale da lavoro. Possiamo andare, oh mamma mia, funghi con la pala. Attenzione, qui non c'è niente. Buono. Rotto pillole. Le pillole buone per l'abilità. Un altro cassetto, vediamo un po'. Tre quarti di straccio. Come sono importanti in questo gioco i materiali. Non c'è niente da fare. Piano con i beaker. Yes. E uno è fuori. I beaker non vedono. Sentono molto bene. Attento. Di là infatti. Attenzione ai clicker, sta andando di là. Vai! Yes! Questi stronzi ciechi mi danno i brividi. Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. Beh. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. Vuol dire qualcosa. Qui dietro non c'è niente, vabbè. Ah, aspetta, ecco, vedi? Qualcosa c'è sempre. Ah, munizioni al massimo. Perché non lo utilizzate proprio. Quello del fucile. 9 colpi. Ah no, mi faccio zumba. Avevo visto una luce. È lì, la porta. Mi aiuti? Andiamo. Vedete qua qualcosa? Ok, andiamo. Con le gambe. Piano. Ok. Voglio
farti un regalo. Accetto sempre i regali. Ellie. Chi è? Oh, Molotov. Tieni. Grazie. Fa attenzione. Lo so bene. Non è finita. Oh, oh, grande. Sto sbloccando mano a mano le abilità. Vedi un po'. 52. Ci da mischia. Facciamo così. Apriamo velocità, movimento, modello di ascolto. Uno. E anche l'altro, vai, potenzialmente per armi la mischia. Bene. Ok, perfetto. Andiamo. Qui ce ne sono diversi. Salute. Lo tocchiamo. Prima i runner. Sì, prima i runner, decisamente. Però chi succediamo subito subito? E uno fuori. Ce n'è uno qui vicino, sudamma luce, prima di tutto. Attenzione. Visto. Occhio. Un culo. Vai. Passata la copertura. E uno fuori. Bello, headshot. Mamma mia. Sono tutti morti? Sì, pare. Era saltata la copertura. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Sì. È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Bene. Ok. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo una pausa. Assolutamente. Si apre. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. Ah, bene. Intanto Twitch è andato. Vabbè, non fa niente. Qua dietro c'è qualcosa prima, no? Sì, un po' di stracci. Qua dietro c'è un po' di roba. Attenzione. Bottiglia, vabbè.
Giusto per proprio. Vabbè. Facciamo salire la signorinella sul tetto. Il problema è come? Ehi, c'è un cavo. Buono. Aiutami. Oh. Allora. Tira. Perfetto. Oh, buona. Dovrebbe reggere. Avanti. Buono. Sì, cazzo. Grande. Ok, perfetto. Vado. Vai. Saliamo. Qua giù. Ui, frangata. Il campo sta peggiorando. Quanto siamo lontani dall'avamposto. Vabbè, dopo questo vi saluto. Ciao da Santi 2087.